Bentrovati amici di Fanpage, sono le 18.30 di domenica 6 marzo. Sono in corso le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco di Napoli per il centro-sinistra. È un momento di alta affluenza alle urne e le schede elettorali dovrebbero trovarsi all'interno dei seggi. Siamo nella redazione di Fanpage a Santa Lucia e siamo venuti in possesso di due schede di due seggi differenti. A questo punto potremmo inscenare il cosiddetto sistema della scheda ballerina, ovvero votare una delle nostre schede, consegnarla ad un elettore che la inserirà nell'urna, restituendoci una scheda bianca ricevuta all'interno del seggio elettorale. In questo modo il sistema della scheda ballerina si può ripetere all'infinito. E questo è uno dei sistemi più noti e diffusi per inquinare una competizione elettorale. Guarda qua! Che ti dicevo? Guarda, Ciro, il solito giochino della scheda. Eh? La vecchia ce l'aveva nella tasca. La vecchia ce l'aveva la scheda già... Ciro? Cannavacciuolo. Come ne siamo entrati in possesso noi, ne sarebbe potuto venire in possesso chiunque. Com'è possibile che le schede escano dai seggi? Dopo le primarie scandalo del 2011, è ancora possibile il sistema della scheda ballerina.